La storia del rapporto di Verdi con Milano è intanto una storia abbastanza complicata, non ancora molto chiarita, molte zone anche così da riempire un po' con la fantasia, perché non tutte le cose possono essere ricostruite. Secondo, perché è un po' rischioso forse parlare di Verdi, visto che prima ancora che inizino formalmente le celebrazioni del centenario c'è già stata una sorta di inflazione di discorsi su Verdi e soprattutto un'inflazione di discorsi attorno a Verdi, che sono quelli un po' più pericolosi, perché si va a ruota libera, non si sa poi esattamente dove ci si fermi, spesso non ci si ferma al momento giusto, e pur di riempire delle pagine, soprattutto pur di acquisire Verdi al proprio ambito, spesso si fanno delle forzature di vario genere. Perché, certo, Verdi è stato non molto importante, e questo forse il centenario o certe anche disordinate manifestazioni del centenario serviranno a ricordarlo. L'importanza di Verdi purtroppo non è stata mai riconosciuta abbastanza in questo senso. Mi spiego. Che Verdi sia un autore notissimo agli ascoltatori di musica, ai frequentatori di teatro, ai cantanti, è un dato di fatto. Però questa sua conoscenza finisce per essere anche una sorta di limitazione, nel senso che si è sempre troppo semplicisticamente legato Verdi all'Italia, con delle punte anche di demagogia, di retorica, di cui anche l'ultimo inno nazionale ricantato alla Scala, in un certo senso è stato un indizio, per certi versi un po' provinciale, un po' preoccupante, quasi per togliersi il pensiero e, come dire, sistemare Verdi in questa sorta di immaginetta, Verdi risorgimentale, Verdi d'Italia, pianse da uomo per tutti, come scrisse D'Annunzio nella celeberrima epigrafe, e quindi togliersi un po' il pensiero di quello che effettivamente invece ha rappresentato Verdi, che non è facile da riassumere e soprattutto è stato sempre indagato con un po' di sufficienza. Questo per due ragioni sostanzialmente. Uno, che siamo un paese profondamente incolto dal punto di vista musicale, e quindi la musica è sempre stata, anche quando è così popolare, diciamo che attraversa un po' gli ambienti, è sempre stata un po' considerata un affare di quelli che la musica hanno, non un affare di tutti. Secondo, perché patiamo ancora una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di quelle nazioni che in maniera più esplicita, in maniera più ideologicamente potente, in maniera anche, diciamo, editorialmente abbastanza diffusa, hanno saputo attribuirsi una sorta di esclusività sulla cultura dell'Ottocento. Per cui, per esempio, si fatica sempre ad associare la straordinaria stagione, per esempio, dell'opera italiana all'aggettivo e, al sostantivo romanticismo. Intendendo sempre il romanticismo quel tipo di manifestazione culturale, filosofica, letteraria, poetica, che si è sempre un po' coniugato e legato esclusivamente alla lingua del testo. Mentre in realtà il romanticismo è un movimento di idee che non è nato per caso lì, però nello stesso tempo poteva nascere anche altrove, è un movimento di idee che, secondo alcuni, non è nemmeno del tutto finito, in quanto ne subiamo in qualche misura ancora gli effetti, che era nato molto prima del Settecento, che semplicemente si è sviluppato attraverso personalità più forte in una certa area, che ha potuto, diciamo, attecchire in un certo modo, e con una maggiore forse omogeneità di quanto sia avvenuto altrove. L'altrove significa che, in Francia il romanticismo forse non c'è stato come nei paesi di lingua tedesca, ma è stato rappresentato da altre manifestazioni, che sono il romanzo popolare, in Italia è stato nota. E questo fatto appunto è sempre stato un po' difficoltosamente accettato anche dagli stessi italiani, anche dagli stessi filosofi e teorici italiani, che per lungo tempo hanno un po' detto: peccato, noi siamo rimasti ai margini di questo grande movimento, senza accorgersi invece che in realtà questo movimento c'era stato, aveva dato i suoi frutti, e semplicemente questi frutti erano stati affidati ad un linguaggio diverso, ad un codice linguistico. E questo ha causato questa sostanziale ignoranza che si ha dell'importanza artistica, oltre che morale, di Verdi nell'Ottocento.
Per cui io credo, non ne ho diciamo, le prove dirette tangibili, nel senso che non li ho certamente controllati tutti, ma per esempio che un ragazzo possa arrivare alla maturità o quella cosa che ottengo alla maturità senza necessariamente sapere che sia esistito Verdi nella storia italiana e nella storia della cultura europea. Invece. Allo stesso modo uno può arrivare a quello stesso grado diciamo, di verifica culturale, se non si chiama così adesso, senza aver avuto un contatto diretto con la grande letteratura rappresentata non soltanto nell'Ottocento ma anche precedentemente, che si è impersonificata nella tradizione librettistica, che è una tradizione poetica importantissima. E se proprio vogliamo fare le luci, non vogliamo considerare poesia certi testi, è sicuramente stata una componente di enorme interesse sotto il profilo teatrale. Quindi possiamo tranquillamente toglierci il sassolino appunto della grande poesia, aggirare il problema se questi siano poesia oppure no, e considerare semplicemente comunque dei grandi testi di teatro. Perché meno male questo lo sono stati. Si potrebbe discutere, ma lo faremo certamente qua, se questi testi avrebbero potuto essere anche senza la musica, ma il dato di fatto è che comunque esistono, che rappresentano meglio di altre cose l'evoluzione teatrale italiana, che rappresentano forse da soli la cultura media italiana, perché il librettismo ad opera dell'Ottocento per esempio è stato il tramite culturale più diretto per venire a conoscenza della grande letteratura straniera. Non tutti erano in grado di acquistare per esempio certe edizioni, certe traduzioni anche abbastanza costose, molti di più erano quelli che erano in grado di accostarsi a Shakespeare, a Schiller, ma tanti altri autori attraverso il voto. Quindi una forma di alfabetizzazione culturale importantissima che è stata svolta. Questo lungo cappello per dire che tutte queste componenti, tutti questi meriti, tutte queste aperture, questa funzione di tramite, questa funzione di collettore culturale, Verdi l'ha interpretata nella maniera più concreta. Per varie ragioni, che vanno dal fatto biografico, è stato un uomo estremamente fortunato, sano, esistente, in quei tempi riuscire ad arrivare a vivere tutti quegli anni sicuramente non era una cosa comune, ma è stato soprattutto un uomo molto molto curioso e dotato di un'istintiva vocazione per la cultura, anche se dal punto di vista diciamo prettamente accademico era stato un autodidatta, si è sempre ritenuto un autodidatta. E ha sempre con quel tanto di, come dire, non dico di arroganza, ma sicuramente di consapevolezza concreta di un uomo venuto dalla terra, ha sempre vantato questa sua autodidatticità. Ha sempre vantata come una qualità che lo portava ad essere appunto mai sazio, legato magari soltanto in maniera ossessiva ad alcuni esempi, ad alcuni autori, ma nello stesso tempo disposto ad accettare qualsiasi altro. Tant'è che in queste conversazioni in cui seguiremo un po' l'evoluzione di Verdi, perché naturalmente il rapporto tra Verdi e Milano è un rapporto che ci serve per seguire anche quella parte della vita della produzione verdiana che a Milano non ebbe il suo luogo di nascita naturale, anzi che corrisponde a un periodo in cui Verdi dichiarava esplicitamente che dovunque avrebbe voluto rappresentare le sue opere tranne che a Milano, e, diciamo attraverso questo cammino noi in realtà ci troviamo di fronte ad un uomo che ha saputo praticamente ad ogni titolo, ad ogni argomento della sua produzione voltare pagina. Quello che in un certo senso è proprio il sintomo, la spia più evidente di una incontentabilità, quello che l'amico compianto Gianandrea Gavazzeni dichiarava sempre essere anche una sua qualità, avere il piacere dell'incoerenza, quando l'incoerenza ha dietro di sé naturalmente delle ragioni per essere incoerente. Potremmo semplicemente chiamarla non pigrizia intellettuale, quella che fino all'ultimo fece di Verdi appunto quello che è stato proprio un simbolo dell'apertura, rispettato anche da coloro che per varie ragioni gli erano contro, ideologicamente o tecnicamente. Quindi cioè, ci manca un po' la considerazione di Verdi come uomo a cui noi dobbiamo molto al di là della musica.
Io credo se esiste uno spirito, diciamo, nazionale, se esiste uno spirito forte, un'immagine forte dell'Italia, anche proprio di un'etica alta italiana, credo che l'Ottocento l'abbia dovuto appunto avere. I Manzoni lo sappiamo tutti, i Verdi spesso ci si dice che appunto al di fuori dei luoghi deputati. Ora noi siamo con i luoghi deputati e quindi dovremmo forse fare meno ammenda degli altri. Però spero di riuscire così ad accennare ad alcuni fatti che ci aiutino, che aiutino anche a noi a ricordare certe cose che spesso ci lasciamo da parte, perché certo, ci basta ascoltare una melodia, ci basta ascoltare un qualcosa che noi conosciamo o che non conosciamo, come è successo pochi giorni fa alla Scala, per, diciamo, riconoscerci in maniera istintiva nella musica e nel modo di esprimersi di questo. Tutto ciò inizia tanto tempo fa, e per quello che riguarda Verdi e Milano sappiamo benissimo che dal punto di vista, diciamo, della grande ufficialità, Verdi e Milano si incontrano in maniera clamorosa il 17 novembre di 51 anni fa, 1849, quando appunto viene rappresentata la Scala Roberto di Conte di San Bonifacio. Nel 1849 Verdi non era un pirello, essendo nato nel 13 aveva già 26 anni. Questa è una caratteristica abbastanza sorprendente, se vogliamo. Se facciamo il conto di quando si sono affermati gli autori che hanno preceduto immediatamente Verdi o che erano attivi ancora nel momento in cui Verdi debuttava, o che si erano appena ritirati, come il caso di Rossini, si erano ritirati volontariamente e ancora molto giovani, vediamo che un po' tutti questi autori si erano affermati molto molto presto. E noi, diciamo, quel che si diceva, sono stati tutti dei bambini molto precoci all'incontro con la musica. Verdi è stato sicuramente non un ritardato da questo punto di vista, ma nello stesso tempo uno che è arrivato, diciamo, progressivamente ai grandi punti. Forse anche per questo poi dopo è riuscito sempre a trasformare tutta la sua carriera, anche in quel momento che lui stesso con un po' di spregio ha definito gli anni di galera, come sempre un momento di scelte importanti, anche quando erano per ragioni contingenti e frettolose. Un momento di scelte delle quali in fondo non si è mai pentito. Non credo ci sia nessun altro autore che fino all'ultimo ha difeso le sue opere, anche quelle, diciamo, più infelici, a sua detta, ma le difese, perché comunque in quelle opere, in quel tipo di scelta, vedeva riflesso un momento della sua vita, quindi non poteva certamente poi riposare. Fatta la scelta profonda prima, ovviamente questa scelta viene mantenuta in maniera coerente fino a oggi. Però certo, il dato di fatto statistico è questo. Un autore che debutta a 36 anni è un autore che debutta tardi. Debutta tardi soprattutto in un mondo come quello operistico della prima metà dell'Ottocento, in cui il consumo della musica, e soprattutto di quel tipo di musica così particolare, così popolare, così diffusa che era l'opera, era un vero e proprio consumo, perché il termine consumo indica un modo di essere spettatore del teatro d'opera che ovviamente per noi oramai non esiste più. Indica proprio la capacità di proporre, di produrre dei teatri sempre nuovi titoli e la possibilità data al pubblico di accettare o non accettare quei titoli. Questa è anche una delle ragioni per cui, per esempio, l'editoria musicale dell'opera, l'editoria legata all'opera, prima dell'avvento della famiglia Ricordi, è un'editoria molto, molto precaria. Un'editoria in cui le cose venivano stampate quando avevano successo, non prima. E quindi un'editoria che, per esempio, ci ha dato, per quello che riguarda il Settecento, una visione molto molto parziale del mondo musicale. Perché naturalmente ci sono tante cose che sono andate scomparse semplicemente perché sembrava che non avessero successo o effettivamente non hanno avuto successo, non sono arrivati a una, diciamo, a una testimonianza sicura come quella della stampa, e per noi sono andate. Questo anche per ricordare questo fatto statistico abbastanza impressionante, che noi parliamo con una certa competenza oramai dell'Ottocento e abbiamo ancora delle difficoltà a ricostruire una mappa attendibile del Settecento.
noi sappiamo che ci sono questi momenti particolari, questi momenti particolarmente riusciti di Stelodani per Colombi, che però erano anche lì il punto di un iceberg rispetto a un mondo che si muoveva con una rapidità incredibile, che consumava moltissimo, soprattutto nell'ambito popolistico. Questo avveniva naturalmente soprattutto nelle città che avessero il teatro. Ora, anche qui andrebbe fatta una lunga parentesi, invece la faremo molto molto breve, per ricordare un fatto del quale anch'esso credo ci siamo un po' dimenticati, ma che abbiamo perduto, diciamo, come dato comune. Il fatto che lo spettacolo d'opera fosse il corrispondente di quello che poteva essere il cinema fino a 30 anni fa, ovvero lo spettacolo popolare per Antonio Corsi. Questo significava non soltanto che fosse gradito, ma significava che c'erano molte proposte e soprattutto che c'erano molte possibilità di accedervi. Non c'era la difficoltà che c'è oggi per andare a teatro, l'opera non costava così tanto. C'era, diciamo, un'industria che naturalmente puntava più alla quantità che alla qualità, non c'è nessun dubbio, non facciamoci delle illusioni, come tutti i mezzi di questo genere, che però era particolarmente attiva perché aveva dei terminali che erano diffusi sul territorio italiano in una maniera assolutamente strana. Cioè, noi non possiamo nemmeno immaginare quello che c'era nel 700, nel 800 anche nella provincia italiana, come presenza di teatri, nel senso di luoghi dove si faceva teatro, cioè di edifici costruiti apposta per farci il teatro. Poi magari negli altri stagioni ci facevano anche delle altre cose, ma erano veramente tantissimi. E soprattutto la cosa che fa impressione oggi a rivedere certi studi che si sono occupati di questo fenomeno, e vedere come in realtà il fenomeno sia andato avanti con una certa regolarità fino ai primi anni del Novecento. C'è stato proprio un cambio di mano a un certo punto con il cinema. Non soltanto perché spesso questi edifici con un telone al posto del palcoscenico sono diventati a loro volta delle sale cinematografiche, ma proprio perché era lo stesso tipo proprio di diffusione. Stesso tipo di diffusione significa che non era sorprendente il fatto che Milano ai tempi di Verdi o poco prima avesse attivi 5, 6, 7 teatri in cui si faceva l'opera, ma era più sorprendente il fatto che ce ne potessero essere 3 a Recanati o 1 a Cavazza, teatri di 5, 600, spesso anche meno posti, ma che avevano un loro tipo di attività. Quindi esisteva proprio un rapporto quotidiano e capillare con l'opera, che era estremamente forte, e al quale appunto provvedeva l'opera laboriosa, spesso affannosa e affannata, di tutti gli autori del tempo. Se guardiamo, non soltanto per rimanere ai compositori più importanti, l'anno di nascita di Verdi e l'anno di nascita di 5 opere di Rossini, che opere importanti, dalla Cambiale di matrimonio, all'Occasione per il ladro, Tancredi, Italiani in Algeri, e l'Aureliano in Palmira, per esempio. Tanto per dire che cosa significava essere un autore in quei momenti di grande attività. Naturalmente i teatri c'erano dovunque, tutti i centri piccoli, non potevano esserci in una sorta di borgo piccolissimo come quello dove nacque Verdi. Questo borgo nelle vicinanze di Bosseto, Roncole, credo che tutti conosciate la casa che viene attribuita in realtà a Verdi, perché c'è qualcuno che dubita che tanto sia la casa natale. Oramai Cuba non diciamo che il parcheggio di Verdi è praticamente una, su cui oramai non si può più discutere, bisognerebbe ricambiare la storia delle città turistiche, tanto vale far finta di crederci tutti che è quella, ed è la stessa appunto che viene ricostruita nella prima sala della mostra che c'è a Palazzo Reale. Allora, qual è quindi un piccolo borgo, quali erano i contatti, diciamo, con la vita culturale che un giovane come Verdi poteva avere? Erano sostanzialmente due, che naturalmente non potevano essere tutti svolti a Roma, ma diciamo che potevano essere acquisiti anche nelle vicinanze. Il centro più vicino era Busseto, poi c'era Colorno, poi si arrivava a Parma, insomma, diciamo che c'erano parecchie possibilità. Dicevano sostanzialmente due. Uno era la musica sacra, secondo le associazioni, cosiddette filarmoniche,
che si chiamavano filarmoniche, comunque esse fossero, che erano sostanzialmente delle associazioni fatte a dilettanti, che come dilettanti, come amatori, no? Il termine dilettante va sempre un po' precisato perché non penso subito male, un insulto, si rischia un contro insulto. Che erano presenti nelle cittadine che diciamo, svolgevano un po' il ruolo dei piccoli diffusori di musica con dei repertori appositi, dei repertori che spesso erano condivisi con le bande, anzi spesso anche queste associazioni si confondevano con le bande, diciamo che non c'era poi un punto di differenza, ma da sé che gli stessi gruppi di musicisti spesso potevano essere coinvolti nella musica sacra e quindi il cerchio in un certo senso. Questi sono i due binari entro cui praticamente Verdi cresce. Sono binari molto interessanti, come vedremo tra un attimo. Sono binari che tra l'altro hanno dato vita anche a una serie di aneddoti. Sapete, oltre alle altre cose, Verdi fu anche uno degli uomini diciamo, più popolari a suo tempo. I libri su di lui iniziarono prima. Cioè quando lui era ancora molto giovane, racconti aneddotici sulla sua vita, più o meno attendibili, racconti ovviamente in parte favoriti, se non esplicitamente, in maniera sotterranea dello stesso editore di Corno. Dicevo non esplicitamente perché Verdi detestava tutto ciò che era, diciamo, culto della personalità. C'è tutta una lunga storia di cui magari vedremo in particolare più specificatamente a suo tempo, quando l'editore ricordi tentò di fargli una festa, di preparare un giubileo per i 50 anni del suo debutto alla Scala. Ed è una storia fatta di una serie di lettere, sempre più stizzite, di Verdi, nei confronti dell'editore, nei confronti degli amici, nei confronti di tutti coloro che potevano fare pressione per l'editore perché tutto ciò non accadesse. E lo trovavo una cosa detestabile, lo trovavo una cosa ingiusta. E quindi proprio non aveva nessun tipo di atteggiamento di questo genere. Comunque, nonostante questo, il mercato, ricordo che era soprattutto uno straordinario commerciante, proprio cui intuitivo e fortunatissimo uomo, talent scout di musicisti e uomo di cultura, e quindi queste cose si facevano. Dicevo che l'aneddotica verdiana inizia abbastanza presto, inizia per merito un certo De Maldè, che era appunto di Busseto, che raccoglie alcuni dati biografici, si sviluppa con la celebre vita aneddotica di Verdi in Forchetto, che questo è altro fuggente, un libro che tra l'altro è stato ristampato recentemente, credo che ce ne sia anche un'altra edizione adesso in arrivo, che è un critico musicale della Revue de la Musique, che appunto si era appassionato a Verdi e ne fece appunto questo divertentissimo libro, diciamo, di vita aneddotica, divertentissimo ma anche pieno di notizie che oggi probabilmente non ho perduto. E in quasi tutti queste prime testimonianze si dà come momento, come ispirazione, prima ispirazione verdiana, un episodio abbastanza pittoresco di un bambino che diciamo non assolve in maniera perfettamente congrua il suo compito di chierichetto e viene per questo studiato, in realtà pare si fosse incantato ad ascoltare l'opera. Da lì poi tutta la serie dei vari modi di raccontare questa vicenda con più o meno incresciosi episodi secondari. Ma quello che interessa non è certamente l'episodio secondario di questo tipo di colore, quanto il fatto sicuramente autentico. Non c'è dubbio che per un ragazzo di un borgo del genere l'organo e la chiesa fosse un punto di riferimento importante. È il primo tramite per ascoltare dei suoni organizzati, chiamiamolo così. Ed è anche il primo tramite per, credo, instaurare con la propria fantasia un rapporto in cui la liturgia religiosa non fosse soltanto un rapporto diciamo di tipo devozionale ma un rapporto di tipo teatrale. La storia di quanto dei comportamenti religiosi siano rimasti presenti nella musica di Verdi non è stata ancora scritta completamente. Secondo me è un capitolo molto affascinante.
quindi ho sbirciato, diciamo, qualche parte così giocandoci sopra, ma è sicuramente molto affascinante perché molte delle strutture operistiche proprio sono strutture basate su una liturgia che è un po' vicina a quella della Chiesa, molte dei contrasti, molte delle situazioni più riuscite di vedere possono essere tranquillamente collocate sotto l'etichetta del religioso, naturalmente lo mettiamo tra virgolette perché non si tratta di un religioso sempre devozionale, ma del religioso come clima, religioso come atteggiamento morale. La religiosità intesa come trasfigurazione è un elemento molto importante. Naturalmente il bambino non poteva saperlo. Il bambino però sicuramente coglie il fascino dell'organo e dall'organo Verdi deve non soltanto questa, diciamo, sorta di illuminazione infantile, ma anche proprio la sua iniziale professionalità. Verdi è stato per anni organista. È stato organista praticamente in tutti i paesini attorno a Roma. È stato organista a Roma, a Monticelli, a Solagna, a Busseto. Poi un po' più avanti aveva avuto anche un breve incarico a Monza. Quindi il rapporto con l'organo, un rapporto che tra l'altro lui mantenne, per esempio a Roma, che fu praticamente dai 6-7 anni fino ai 18 quando venne a Milano. Non erano compiti ovviamente giganteschi, gli organisti soprattutto in quel periodo dell'Ottocento erano sostanzialmente degli improvvisatori. Improvvisavano delle piccole meditazioni musicali per l'organo, spesso queste meditazioni erano anche diciamo, piuttosto irriverenti nei confronti dell'uomo e dell'azione che nella Chiesa veniva rappresentata, in quanto era abbastanza tradizione che queste improvvisazioni potessero essere prese di discuti che non erano più quelli religiosi, ma che potevano essere per esempio quelli famosi. Allora le cose famose erano, penso, le aghi d'opera, per esempio. Questo dicevo che è una cosa abbastanza normale. L'Ottocento tra l'altro ha prodotto un curioso musico che in questo genere è stato un campione, questo padre Davide da Bergamo, che ha scritto una serie di composizioni però molto molto belle, ma che erano chiaramente o dichiaratamente in alcuni casi composizioni che avevano un'ispirazione di tipo assolutamente profano. Comunque l'elemento importante, a parte diciamo, l'attività di organista, che attraverso questa attività viene a contatto con gli altri organisti importanti, tra cui in particolare questo Fernando Provesi, che sarà a tutti gli effetti diciamo, il maestro più importante in quel periodo lì, anche se statisticamente, biograficamente, colui che gli impartì le prime lezioni di musica fu appunto Giuseppe Maestrocchi, che invece era organista che era organista lo stesso uomo. Provesi invece lo era a Busseto e in altri centri della zona e sarà sicuramente un importante punto di riferimento per il primo Verdi. Che cosa ha studiato Verdi con questo organista? Naturalmente non lo sappiamo direttamente. Sappiamo che è stato uno studio anche un po' osteggiato da un altro canonico locale, questo celebre perché appunto lo studiato Verdi in realtà, Don Pietro Seletti, che si mise molto spesso in contrapposizione con Provesi, perché Seletti, visto che Verdi pare avesse un certo orecchio per il latino, riteneva che sarebbe stato più giusto non distrarlo con la musica, ma farlo lavorare sulla letteratura, suoi talento in latino pare che continuamente gli dicesse, e che quindi lo tentava di scornarlo, e questo Provesi che invece più o meno piccolamente, come di grande temperamento e soprattutto è un uomo che bene o male forse aveva intuito meglio di altri le qualità di Verdi. E non dico che avesse una forma di gelosia, perché sarebbe ridicolo, visto che lui era un uomo di una certa età, arrivato, e questo era poco più confortivo. Ma sapete, quegli strani meccanismi, insomma, che comunque sono quasi di paura, di per ammirazione però un po' verdognola, un po' livida, che fa sì che non sempre appunto il bambino di talento sia visto come uno specchio di quello che si vorrebbe, cioè spesso è visto lo specchio di quello che sarebbe voluto essere, quindi viene non dico ostacolato, ma sicuramente non seguito come avrebbe dovuto. Comunque, siccome Provesi era comunque un uomo musicalmente abbastanza
abbastanza attrezzato, questo incontro per Verdi è stato importante. Prima stavo dicendo che cosa avrà studiato. Ma non è che abbiamo le prove certe, però ci sono delle ricerche che ci permettono di arrivare a capire qualche cosa. Ovvero le ricerche sono quelle che sono state fatte nelle biblioteche. Le biblioteche di tutte queste piccole cantorie, diciamo, della provincia parmense, erano molto molto frequenti. Ci sono vari cataloghi che sono stati fatti appunto recentemente, da cui risulta che c'era veramente un'importante documentazione della musica sacra, soprattutto della musica sacra settecentesca, e in particolare della musica sacra di provenienza napoletana. Napoli era stata nel Settecento, ma in realtà lo era anche ai tempi di Verdi, ancora una sorta di capitale musicale d'Italia. Non era Milano, era sicuramente Napoli, poi se mai veniva Venezia. E soprattutto Napoli era stata importante perché, a cominciare dai primi anni, dai primi decenni meglio del Settecento, diciamo da Pergolesi in poi per capirci, Pergolesi nel 1936, era stata una di quelle città in cui per varie ragioni sia i regnanti, i borboni, sia diciamo, le attività cittadine, municipali, avevano sempre dato un largo spazio alla musica e soprattutto, cosa più singolare e molto più redditizia per il nostro discorso, le avevano dato senza apparentemente fare delle distinzioni, cioè non c'era una musica di serie A, di serie B, di serie C. Ma c'erano molti musicisti molto legati che facevano una scuola, che avevano dei maestri in comune, che avevano delle frequentazioni in comune, che nascevano un po' tutti con lo stesso modo, prima con l'attività di cantore, poi con l'attività all'interno delle cappelle, poi con l'attività di grande compositore dopo. E quindi avevano acquisito un linguaggio estremamente sapiente, ma soprattutto che funzionava e che era sapiente sia quando si doveva occupare di una grande storia coturnata di principi e di eroi romani, sia quando invece doveva semplicemente scrivere una qualcosa per una cerimonia religiosa. Per avere una conferma di questo basta prendere una qualsiasi composizione religiosa di questo tipo, da Pergolesi, a Corpo, a Pentinelli, a Cino, per tutti questi. Quindi il fatto che in questi piccoli centri, sono queste cantorie, a quel punto diventavano una sorta di mini centro multiculturale per la musica, che avessero questa documentazione così fervida nei riguardi della musica, significava che, della musica sacra, significava automaticamente che le cose che potevano essere acquisite attraverso lo studio di questi testi erano cose che erano aggiornate anche dall'altra musica. Quindi in un certo senso, attraverso lo studio della musica sacra, in pratica i giovanotti come Verdi potevano essere abbastanza edotti su come si poteva scrivere anche un'opera. Naturalmente cambiavano gli atteggiamenti, però sia la musica, diciamo, sia la scrittura per le voci, sia la scrittura per gli strumenti. Cioè non c'era un atteggiamento di tipo punitivo, tipo quaresimale nei confronti del repertorio sacro, ma appunto c'era veramente una panoramica, la possibilità di avere una panoramica estremamente vasta di tutto ciò che veniva fatto. Su questa panoramica vasta, appunto, Verdi si forma e ne deriva una serie di composizioni di questo periodo. Composizioni più o meno importanti, composizioni che possono essere oggi viste anche con un po' di tenerezza più che con interesse, ma che fanno capire come immediatamente potesse esserci una mano abbastanza forte e già solida proprio nel lavorare con la voce. La settimana scorsa, perché l'altra volta ho sentito questo contatto mergo per tenore e archi, va da sé, è una composizione dal punto di vista, diciamo, estetico, dal punto di vista assoluto di una potenza rara. Però va, e lo stesso Verdi, tra l'altro, ne dà una definizione, devo dire, abbastanza, qui non la trovo, ma l'avevo prima, una definizione abbastanza indicativa quando
più avanti negli anni mi propongono di riprendere, anzi quando qualcuno trova questo tantumergo e gli chiede una dedica, l'autografo dice: riconosco i medi aver messo in musica circa 60 anni fa questo tantumergo, consiglio il possessore di questo infelice componimento di gettare le fiamme, queste note non hanno né il minimo valore musicale né ombra di colorito religioso. È molto bella questa dichiarazione, al di là appunto la scontrosità è sempre questo atteggiamento che non è soltanto di scarsa considerazione per le cose fatte da piccolo, ma di scarsa considerazione del culto della personalità. Il fatto in cui che Verdi sottolinea che in questo tantumergo non c'è un colorito religioso. Ecco, questo che nella sua dichiarazione parrebbe un elemento diciamo negativo, secondo me invece è un elemento positivo. Cioè, secondo me. Lo possiamo considerare agli occhi nostri anche un elemento positivo. Perché significa in effetti che, nonostante la preghiera, nonostante l'occasione, in realtà l'istinto, la vocazione verdiana fosse quella per un tipo di musica che per l'appunto non si attenesse a un'idea, tra virgolette, religiosa, ma che avesse un piglio di altro genere. Il ragionamento si può anche rovesciare e dire: Verdi scriveva così perché in effetti, come dicevo un attimo fa, il fatto di aver avuto questi contatti diretti con le composizioni della scuola napoletana, secondo me, gli aveva anche dato proprio questa sorta di spregiudicatezza del linguaggio e soprattutto gli aveva insegnato ad essere non legato semplicemente a dei modelli precisi come quelli della musica sacra, ma ad allargare immediatamente, ad avere un tipo di facilità anche di scrittura che poteva essere adattata ad altre cose. Questo rapporto felice con la musica sacra, con la scuola napoletana, naturalmente decisivo, perché in fondo tutti i grandi autori italiani sono passati poi di lì per via diretta chi diciamo era o di quelle parti, come Marco Dante, chi a Napoli ha studiato in caso di Bellini, o attraverso altri tramiti che invece erano più culturali, che ne so, padre Mattei che ha insegnato a Donizetti, che comunque nella scuola napoletana si rifece, eccetera eccetera. Dicevo, Verdi, questo rapporto fiduciario, per così dire, con la scuola, poi Verdi lo riprenderà anche a Milano. A Milano ci sarà il periodo di lavoro, di studio con Giuseppe Lavigna, che era comunque un musicista di medio calibro, ma anche lui proprio proveniente, nel caso specifico, proprio da quelle parti. Era di, non ricordo se era Altamura o di Molfetta, ma comunque insomma, era uno che aveva anche proprio la sua cultura era quella molto filtrata, tutto dalla pietra napoletana. Quindi, nonostante sia partito tardi, nonostante sia partito in un ambito provinciale, in realtà Verdi aveva già immediatamente acquisito, evidentemente anche in virtù di qualità naturali, una interessante capacità di scrivere musica. E in realtà le occasioni di scriverla, sebbene limitate e condizionate dal destinatario, ne ebbe soprattutto nei primi dei suoi molteplici incontri e scontri con la città di Busseto. Dico molteplici incontri e scontri perché appunto il rapporto di Verdi con Busseto è sempre stato estremamente tempestoso. Verdi e Busseto deve praticamente tutto per una certa parte della sua vita. Però è sempre stata una città che, come spesso accade, non è stata generosa nei suoi confronti, che ha sempre creato dei fastidi, delle irritazioni, che non l'ha forse, pur dovendole tutto, Verdi forse non l'ha aiutata come avrebbe potuto in un certo periodo, perché in realtà quel tutto che Verdi deve a Busseto è in buona parte legato ad un personaggio come quello di Varenzi, che sarà appunto il suocero, cioè il padre della prima moglie. Ma comunque l'entrare nel giro di Busseto, se per uno nato ad Oncole, era già come andare in una grande città, trovare un palazzo come quello Varenzi, che era un bel palazzotto, che aveva già degli spazi diversi, è il palazzo che adesso è in piazza praticamente di fronte al monumento, e soprattutto trovare una società locale abbastanza interessante.
molto bisticciosa, molto interessante la musica, con questi dilettanti filarmonici di Busseto, di cui Varenzi era praticamente il capo, che gli diede molte possibilità di esercitarsi nella composizione, quindi non più la composizione teorica come aveva potuto lavorarci con Improvise, come poteva studiare a Milano con il Lavinia, ma anche la parte pratica. La parte pratica, che è una parte ovviamente meno consistente e soprattutto legata alle esigenze specifiche. Quindi anche qui abbiamo una montagna di musica sacra e di pezzi diversi, per organici che sono più vicini a quelli delle bande che non a quelli di un'orchestra moderna, che però consentono a Verdi di esercitarsi moltissimo, soprattutto la conoscenza degli strumenti. Perché per esempio la buona parte di questa produzione, che tra l'altro è quasi tutta perduta, quel poco che c'è, sul poco che c'è grava l'ombra di molti dubbi, perché la mano, proprio la calligrafia di Verdi, in alcuni casi è riconoscibile, in alcuni casi è molto, molto discutibile. In alcuni casi si limita ad alcune parti, non a tutto il resto. Per esempio ci sono parecchi concerti per strumento solista e orchestra, piccola orchestra, in cui si ha abbastanza certezza sulla mano di Verdi sulla parte del solista, molto meno in quella dell'accompagnamento. Probabilmente era una prassi abbastanza comune che i due o tre che sapevano la musica si alternassero e potessero anche collaborare, ma magari uno che aveva più dimostrato più facilità nell'inventare le melodie poteva essere per l'appunto indirizzato a scrivere la parte solista e gli altri a fare la compagnia. Il dato di fatto è che l'esperienza di Verdi nella conoscenza degli strumenti ha modo di applicarsi direttamente, ha modo di, come dire, di proprio di verificarsi, perché è molto importante questo, ed è, io credo, una verifica che si ritrovi poi dopo anche nel tipo di scrittura. Verdi conosce molto bene la strumentazione, lo dimostrerà anche da compositore maturo, sia dal punto di vista della tecnica, sia dal punto di vista, diciamo, dell'accademia, dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico. Utilizzano gli strumenti in alcuni casi con delle trovate francamente sorprendenti per il tempo, che dimostrano che tali strumenti li conosceva bene. E quindi anche, diciamo, se non risolvono tutti, ma sapere quali erano le caratteristiche, quali erano i registri che potevano dare degli effetti particolari. Nel frattempo, non ovviamente smettendo di suonare l'organo, ma aveva anche acquisito una certa bravura al pianoforte. In realtà il pianoforte Verdi a un certo punto della sua giovinezza, diciamo adolescenza, aveva affidato molte speranze di potersi imporre. Il pianoforte sarà invece poi lo strumento al quale dovrà la sua forse più cocente delusione per l'appunto l'adolescente. La delusione conseguente alla non ammissione come allievo interno del Conservatorio di Milano. Il Conservatorio di Milano era una dei più importanti istituzioni di istruzione musicale del momento. Lo era più essendo giovane, come tutti i conservatori d'Italia. Forse non sapete, ma il conservatorio come istituzione molto simile in realtà a quello che è adesso. Infatti si sta tentando di, come dire, riformarli, ma con molta fatica, e credo ci vorranno molto più tempo di quanto. È un'istituzione relativamente recente in Italia. È un'istituzione di derivazione napoleonica, perché è un'istituzione che viene praticamente proprio importata in Italia sulla scorta di esperienze, appunto, che in Francia erano già abbastanza avanzate. Sapete che praticamente tra il 1796 e il 1814 la presenza napoleonica, soprattutto qua a Milano, è molto importante. Tra le varie cose, appunto, che ci regala è questo. Se non ricordo male, il Conservatorio di Milano viene fondato nel 1801. Quindi era veramente ancora giovane, fu affidato all'inizio a un importante musicista che era Bonifazio Asioli, e poi appunto si vede la struttura che è quella di una scuola, per così dire, aperta, alla quale si entra per ammissione, che garantisce l'istruzione musicale e, diciamo, anche funziona anche come collegio. Qual era la differenza con
con i conservatori, diciamo, del Settecento, o con queste istituzioni che erano simili ai conservatori, che si chiamavano ospedali però invece, era il fatto che in questi ospedali in realtà avevano una struttura completamente diversa, perché negli ospedali normalmente ci entravano soltanto gli orfani o i delinquenti. Cioè, diciamo, era una via di mezzo tra un orfanotrofio e un riformatorio. Quindi diciamo che non c'era un pubblico normale, ecco, non c'era un corpo di allievi normali, abbastanza stravagante. E invece poi il resto dell'istruzione normalmente era appaltata a chi poteva permettersi, i precettori, quindi sostanzialmente era un'istruzione in tipo privatista. È chiaro che questa diciamo viene bocciato in una audizione che avvenne nel luglio del 1832. Una lezione di cui noi abbiamo il verbale, che è molto specifico, nella commissione c'erano vari maestri, per cui un insegnante appunto di pianoforte, uno di composizione, lo stesso Lavigne, che poi avrebbe preso verdito invece anche in privato. E nel verbale si legge che il suddetto verbo era capace di cambiare la posizione della mano. Lo che disse, attesa l'età di 18 anni, se ne sarebbe difficile. Intanto le composizioni che presentò con il suo, sono perfettamente d'accordo con il signor Piantarini, maestro di contrappunto, che applicandosi esso con attenzione e pazienza alle condizioni delle regole del contrappunto, potrà dirigere la propria fantasia che mostra di avere e quindi riuscire plausibilmente alla composizione. In sostanza viene giudizio possiamo di poi, noi lo possiamo tranquillamente considerare abbastanza obiettivo. È un giudizio che probabilmente teneva conto del fatto che il modello di pianista che veniva apprezzato in quegli anni era un modello di pianista virtuoso. E difficilmente Verdi, che appunto aveva iniziato come organista, che al pianoforte con la spinetta leggendaria, quella la vedrete in mostra se non l'avete già vista, avesse potuto acquisire appunto quel tipo di spolvero, di tecnica, soprattutto qua si dice appunto un po' vecchio, a 18 anni, quindi l'impostazione della mano, se è un po' troppo, varrebbe anche per oggi chiaramente, una ragazza di 18 anni, sebbene col pianoforte potrebbe ancora un po' rimediare, ma su altri strumenti, ovviamente l'impostazione a quell'età lì è un po' difficile da modificare, per varie ragioni che sono muscolari, che sono anche psicologiche. Quindi Verdi evidentemente non aveva le qualità del grande virtuoso, non era nato virtuoso del pianoforte, non aveva, anche se ha sempre amato il pianoforte, tutti gli amici musicisti che erano ospiti a casa sua venivano immediatamente coinvolti in esecuzioni a quattro mani, soprattutto del grande repertorio romantico tedesco, appunto nell'esecuzione del pianoforte a quattro mani, quindi ha sempre mantenuto una molta familiarità con questo strumento, ma dalla vera familiarità ad essere un virtuoso a 18 anni evidentemente ci correva moltissimo. E questo appunto giudizio fu però in realtà molto pesante, per Verdi, perché ci dico perdere l'occasione, se avesse passato questa audizione, perché avrebbe avuto una sorta di corso di studio, insomma c'erano tante altre facilitazioni di tipo economico che per un ragazzo con famiglia povera ovviamente era molto importante. Nell'occasione Verdi suonò delle variazioni di un capriccio di Henry Hertz, che era un compositore minore della schiera di Primo Scales, per capirci, quindi un po' gli epigoni di Liszt, la struttura era sicuramente quella. E quindi questi stili pomposi fortemente virtuosistici, che evidentemente avrebbero dovuto avere meglio delle mani molto molto più leste. Questo avviene appunto nel 1832. Nonostante questo, appunto Verdi cominciò a venire a Milano con il libro della Lavigne e cominciò ad avere dei rapporti specifici con la società milanese di cui era tornato. Ma questo ricordo della bocciatura di Verdi mi serve anche per introdurre un ascolto che ora vi propongo,
probabilmente sarà poi anche l'ultima cosa che faremo oggi, che è curioso, molto interessante, e che potrebbe essere, diciamo, il completamento del concerto che avete sentito la settimana passata. Perché si tratta di una composizione del pianoforte di orchestra, scritta da Verdi, o perlomeno anche qua, di cui sicuramente Verdi ha scritto la parte pianistica e sicuramente la parte di basso dell'orchestra, ovvero queste due sono riconosciute di mano verdiana. Poi ci sono degli appunti nella parte orchestrale e basta. Quindi per l'esecuzione che è avvenuta alcuni anni fa, a cui fa riferimento questa registrazione, è avvenuta nel 94, e a Salso Maggiore, per questa esecuzione uno studioso verdiano ha dovuto un po' ricostruire la partitura appunto attraverso questi appunti. Però è interessante vederlo. Il concerto è stato scritto probabilmente un po' dopo questa bocciatura all'esame del Conservatorio di Milano, diciamo tra il 35 e il 39. Le date sono vaghe, ma però sicuramente fa parte di quella serie di composizioni, lo stesso Verdi le ricorda, parla di 5 o 6 concerti e variazioni per pianoforte che io spesso suonavo nelle accademie, a questo punto parole di Verdi. Le accademie erano quelle che venivano ospitate dalla Filarmonica di Busseto dopo tra quegli anni, 35 e 39. Dicevo appunto una composizione in cui sicuramente Verdi ha scritto la parte pianistica e la linea dell'orchestra. Una composizione che riflette quello che poteva essere in quel momento un modello di concerto per pianoforte, che non era ovviamente nel modello mozartiano, non era neanche quello beethoveniano, era semplicemente quello del tema con variazioni. Il tema con variazioni di solito, il tema con variazioni faceva riferimento a un'opera, una composizione abbastanza popolare, eseguita poco prima, tant'è che appunto Verdi per questa composizione prende in considerazione Tebaldo e Isolino, che è un'opera di Francesco Morlacchi, compositore attivo in Italia ma che è stato qui per anni anche alla corte di Dresda, che oggi le storie della musica ricordano appena, oppure lo ricordano per avere composto nello stesso anno, alcuni mesi prima, nello stesso anno del Barbiere di Siviglia di Rossini, alcuni mesi prima un altro Barbiere di Siviglia, praticamente utilizzando non il libretto di Rossini ma quello che era stato usato anni prima da Francesco Parisieri. Quest'opera Tebaldo e Isolino era stata rappresentata a Parma alcuni anni prima, quindi evidentemente giravano delle parti, si conosceva perché di queste aree giravano delle parti. È preso in considerazione un'area in particolare, si chiama Carosone Musichiero, tant'è appunto l'intestazione e variazioni a pianoforte con accompagnamento d'orchestra sulla base di Carosone Musichiero, nel Tebaldo e Isolino del maestro Morlacchi, composte da Giuseppe Verdi. Ecco, mi lascio appunto a questo ascolto. Io credo che l'ascolto sia interessante per capire probabilmente quello che Verdi avrebbe voluto essere come pianista, quello che effettivamente era, e per capire qual era il gusto, diciamo, comune anche di una piccola comunità, ma con ambizione intellettuale, culturale, internazionale, come era quella di Busseto negli anni in cui Verdi si può. Vi fa partire la cassetta, signor Matteo?
Ecco, questa era appunto, era soltanto una curiosità, la testimonianza, sempre per curiosità posso dire che suonava François Giovertelier, suonava l'orchestra Ode Toscanini diretta da Arnold Bösman, appunto la registrazione dell'autunno del 94, quando venne fatto questo curioso programma in cui c'era questo pezzo e c'era anche l'esecuzione del Capriccio di Herz, appunto quello che Verdi non suonò abbastanza bene da meritarsi la missione in conservatorio. Però evidentemente la mano del pianista, che soprattutto la mano di un musicista abituato a leggere tanta musica, imparare tanta musica leggendo e suonando, evidentemente c'era. Tant'è che appunto che negli stessi anni, nel 1834, Verdi ebbe dalla stessa città che gli aveva dato la prima delusione, la grande delusione, e anche diciamo il primo riconoscimento. E è una vicenda anch'essa che è entrata un po' nell'aneddotica verdiana, anche se in realtà qui la verità c'è, abbiamo delle testimonianze, abbiamo dei programmi di sala, ed è relativa all'esecuzione dell'oratorio della creazione di Haydn. Una esecuzione fatta sempre da un gruppo di filarmonici, questo a Milano, appunto la società filodrammatica, che eseguiva tutte queste composizioni, la società filodrammatica, possiamo dire, una sorta di progenitore di quello che sarà poi dopo la società del quartetto. Il quartetto mi sembra sia del 64, del 68. Una società, e appunto Verdi frequentava questa società, soprattutto seguiva le prove, dava una mano, diciamo, un po' come maestro sostituto. A un certo punto è successo che per buona sorte sua si sono ammalati i due direttori che erano stati destinati a questa esecuzione, appunto uno dei collaboratori disse perché non proviamo con questo ragazzo, mi ha chiamato maestrino, pare fosse magro con un acciugo, lo dice anche lui nei suoi ricordi, e il Duca Visconti, che era il presidente di questa società, dice ma chi è questo? Ma dice si chiama Verdi ed è sicuramente uno che la musica la sa, soprattutto legge a prima vista gli spartiti più difficili e più sbagliati. Quindi evidentemente la mano per fare queste cose c'era, e attraverso diciamo questo utilizzo, questa presentazione, Verdi ebbe poi la possibilità appunto di eseguire in pubblico come direttore per la prima volta a Milano, perlomeno, che qua dopo come direttore, come percussionista nell'orchestrina di Busseto continuava a lavorare, per la prima volta appunto questo lavoro, e in un certo senso appunto di avere il primo riconoscimento ufficiale. Ci sono anche delle brevissime cronache giornalistiche a questo proposito, che magari vi racconterò, vi leggerò la prossima volta, visto che cioè, appunto, possiamo veramente considerare iniziata l'avventura pubblica di Verdi e l'avventura, diciamo, anche positiva di Verdi e del suo rapporto con Milano. Grazie, alla prossima volta.